Il grande ritorno di Mel Gibson al cinema risale al 2019 con Professore e il pazzo. Un film che lo vede alle spalle con vincitore dell'Oscar. Sean Penn. Il film, basato su una storia vera, racconta le origini e la nascita di il primo vocabolario in inglese. Mel Gibson ha recentemente elencato il suo rifiuto per i grandi film, mettendo in evidenza i grandi film in cui ha avuto l'opportunità di partecipare durante la sua carriera come attore e regista. L'uomo, che si è firmato con W. C. Minor, era uno stage di un manicomio che, dopo avere un passante, era stato destinato a quel luogo. Il film segue la relazione tra i due e il modo in cui riescono a scoprire l'intelligenza dell'uno dell'altro. Ma come finisce il film? Alla fine film, il re Murray è ripristinato nella commissione del dizionario di Oxford, che consente di contare minori tra gli autori dizionario. Entrambi moriranno anni dopo. Il primo per pleurisi, il secondo per una polmonite. Prima dell'uscita film, Mel Gibson ha persino causato illegale i produttori del Professore e pazzo a causa di una direzione a suo avviso illegale. Dimmi nei commenti.